per il nono turno del campionato cadetto 91-92 siamo oggi allo Stadio Paglia di Modena, dove i canarini ricevono il Catania. Solo scoppola un 3-0 a Terni, che sa quasi di ultima spiaggia oggi contro la squadra etnea. Bersellini deve quindi motivare i suoi alla ricerca di un successo per scacciare la crisi. Lasciare proprio l'ultimo posto e di salire a quota 6. È una partita comunque aperta praticamente ad ogni tipo di risultato e sarà diretta dal signor Chiesa di Milano. Ci si aspettava probabilmente un avvio del Modena in attacco ed invece il Catania ad avere la prima opportunità dopo appena 4 minuti con Cipriani il tiro ed è bravo Lazzarin ad estendersi ed impedire il vantaggio della squadra ospite. Quella del Modena in questi primi minuti e prova ad approfittarne Spigarelli al sesto, il suo tiro e c'è la rete, deviazione fantastica del numero 11 catanese che manda la palla prima a baciare il palo e poi a morire alle spalle di Lazzarin. Pertanto siamo giunti al sesto minuto, Modena 0, Catania 1, gol di Spigarelli. Modena completamente in bambola, siamo al 19esimo, si sviluppa in un calcio di punizione, Romani si ritrova tu per tu con Lazzarini, il tiro, grande la risposta del portiere di casa, si resta pertanto con il Catania avanti solo di una rete. Siamo giunti alla mezz'ora, tiene il vantaggio del Catania che prova ancora con Spigarelli a rendersi pericoloso, il tiro, palla sul fondo, nulla da fare in questa circostanza per il numero 11 del Catania. Senso unico con il Modena che non riesce assolutamente a reagire al gol dello svantaggio. Ci prova ora Romani quando siamo giunti al 35esimo in tiro, c'è però un fallo e pertanto si arriverà anche all'ammunizione del giocatore del Catania che nel tentativo di andare a calciare ha colpito prima un difensore del Modena. Bersellini deve essersi fatto sentire degli spogliatoi perché un altro Modena, quello che è sceso in campo in questa ripresa sotto di un gol ma che ora con Provitali prova subito a pareggiare le sorti dell'incontro, tiro che si perde sul fondo, si resta con il Catania in vantaggio per 1-0. 59 minuti sul cronometro del signor Chiesa di Milano, ci prova ora Marsan, il tiro parata del portiere del Catania, si resta con il Catania avanti di un gol. Siamo al 66esimo, la spinta del Modena sembra essere più debole in questa fase centrale del secondo tempo, è Nicoli che dopo un ottimo controllo a seguire può andare al tiro e battere per la seconda volta Lazzarini, il tiro ed è bravissimo il portiere del Modena a tenere a galla i suoi. Pericolo grandissimo quello che Nicoli ha portato alla porta dei Canarini. Mancano meno di 10 minuti al 90esimo, il forcing finale del Modena che con Dionigi ha una buona opportunità, il tiro del centravanti canarino, palla incredibilmente sul fondo, un altro errore di mira del Modena. Ed è davvero un'ottima opportunità questa che capita per Marsan per pareggiare, siamo infatti al 92esimo, la difesa del Catania ha tenuto fino adesso gli assalti modenesi, il tiro del numero 3 gialloblu e c'è il fallo addirittura, tutto inutile, in questo momento Chiesa oltre a fischiare la punizione per il Catania manda le squadre negli spogliatoi. È finita la partita del Stadio Braglia e Modena perde in casa 1-0 con il Catania, una sconfitta che brucia e che pesa tantissimo sulla classifica del Modena e sul futuro del suo allenatore Bersellini. Successo invece del Catania che appare meritato per quanto visto soprattutto nei primi 45 minuti di gioco. Caramanno è molto contento della prestazione dei suoi che bissano quindi il successo interno ottenuto contro l'Ascoli con questo 1-0 ottenuto oggi al Braglia di Modena. Ribadiamo il punteggio finale, Modena 0, Catania 1, rete di Spigarelli nel primo tempo.